tutti, oggi registro il video più richiesto di tutto il mese di dicembre, cioè il video dei miei regali di Natale 2016. Sì, mi stavo sbagliando, stavo già dicendo 2017 e molto bene. Mi sono anche stancata di fare sempre la stessa premessa, i regali non sono importanti, tutto quello che vi mostro non è perché mi devo vantare di chissà cosa, ma è semplicemente per il fatto che appunto voi me lo chiedete tanto, io sono super curiosa di vedere quello degli altri, figuratevi di girare il mio, quindi insomma vari giri di cose, le solite premesse già le sapete, quindi spero di non trovare qua sotto i soliti commenti, soprattutto per un regalo in particolare, anzi per due regali. Vabbè, detto ciò, partiamo subito dai regali. Allora, non mi sono state fatte tantissime cose, ma sono cose molto di valore, cioè proprio consistenti. Quindi parto dalla prima cosa che mi è stata fatta dai miei genitori. In realtà sono un po' di cose. Allora, prima di tutto, sapete, se seguite soprattutto i vlog, che a breve dovrò rifare la camera e quindi naturalmente c'è anche quello insieme come regalo, anche se è compreso sia il regalo di Natale sia quello della mia festa. E quindi tutti i mobili, le cose, insomma, per rifare la camera saranno un regalo molto consistente e attesissimo, così potrò girarvi questo benedetto room tour. Poi mi hanno regalato la lanternina IKEA contenente la candela, che vabbè questa già ce l'avevo, che volevo da una vita, quindi sono stata proprio top. La sedia per la scrivania, che è bianca e nera, e la mia si era praticamente rotta, sgangganata, e quindi l'ho ricomprata. Quella lì sempre da IKEA. E poi mi hanno regalato un ciondolo di Pandora. Questo è il bracciale, non si legge mai. Ogni volta io ci provo, ma no. Questo è il braccialetto. Come vedete, dall'ultima volta si è infittito di charms. E infatti è quasi completamente completo. E loro mi hanno fatto questo charm in particolare che state vedendo, che è quello del regalo di Natale, appunto vuoto con tutti i brillantini. Lo volevo già dal Natale scorso, ma non l'ho più preso alla fine, quindi me lo sono fatto regalare quest'anno e lo adoro follemente. E quindi li ringrazio ancora tanto tanto. Poi una delle mie zie, insieme a un'altra zia, quindi due zie, mi hanno fatto la saga di Fallen, che è il libro che è uscito in realtà molto tempo fa. Non una trilogia, ma sono quattro libri se non mi sbaglio. Adesso sto iniziando a leggere Fallen, quindi ce l'ho di là, però vi faccio vedere gli altri. Sì, infatti sono quattro, cioè Fallen, Torment, che è questo qui, che è il secondo, poi c'è Passion, che è questo, e Rapture, l'ultimo. So che a breve uscirà il film. Io avevo tanto sentito parlare di questo libro Fallen, quindi alla fine me l'hanno regalato. Io avevo cominciato a leggere metà libro su un'applicazione del telefono, però leggerli secondo me cartacei, a parte non so voi, ma l'odore è qualcosa di paradisiaco. Poi ha tutta un'altra, non lo so, un'altra enfasi letto dal libro, quindi sono proprio felicissima di aver ricevuto questi tre blocconi e ci dovrò spendere molta lettura. Poi un'altra mia zia mi ha regalato questo, che è ancora incartato con la carta di Natale, però stavo aspettando di aprirvelo bene perché era bello ingombrante, ed è questo quadretto di IKEA, per fortuna è ancora incartato e posso dirvi come si chiama, magari vi interessa. Sono, vedete, vari cornici tutte messe insieme, insomma è stato troppo carino. Ah, questo qui anche per la mia nuova cameretta. Poi qui dentro alla bustina di Pandora ci ho messo tutte le altre cosine, i regalini più piccoli. Allora, questa è stata la bustina dei soldi di mia nonna, che ci ho già speso per fare il regalo che poi vi farò vedere dopo, che è una figata, ragazzi, è il sogno della mia vita. Poi mia cugina mi ha regalato questo coso di Tiger, che è una cosa troppo figa, cioè Silvia, sei top. Ed è praticamente, sono le gommine per le dita, no, per cancellare. A parte il fatto che non mi entrano perché ho le unghie, però a parte questo è stata una cosa troppo figa. No, vabbè, adoro, assurdo tutti i regali. Poi a mia madre, invece, a mia nonna e alle altre zie gli ha regalato il pelacarote fatto a maxi temperino, ma una cosa esilarante. Poi la sorella di mia nonna, se non mi sbaglio, mi ha regalato questo portachiavi. In realtà ogni anno ci regala un portachiavi diverso, e quest'anno mi ha regalato questo qui con la ballerina e tutti i Swarovski. Ma quanto è bello, cioè è assurdo, è bellissimo, e naturalmente tra pochino, si spera, l'attaccherò alle chiavi della macchina, quindi
io so tipo il gruzzoletto di portachiavi perché sono ossessionata, lo sapete perché anche a vari incontri me ne avete regalati tantissimi e sono tutti lì insieme perché presto saranno utilizzati. Passiamo appunto al regalo di mia nonna che ho comprato con i soldi che mi ha dato. Siete pronte? Perché per questo regalo dovete tenervi forte, perché prima di tutto ci avrò speso tipo 10 giorni a girare e a cercarle, perché in realtà stavo andando in giro a cercarle già prima di Natale. Non le trovavo, qua a Roma non riuscivo a trovarle. Sono andata a tutti i negozi sportivi, niente. Al che un giorno prendo, vado a Roma, sono andata a Foot Locker, gli ho chiesto per... cioè stavo in ginocchio, vi giuro, in ginocchio a chiedergli: per favore, trovatemi queste benedette scarpe perché non ci sta da nessuna parte. Lui mi fa: ok, cioè teoricamente sono finite, però vado a vedere in magazzino, magari sono cascate da qualche scaffale e è rimasto qualcosa. Io ho tipo un angelo custode, qualcuno, perché guarda caso ha trovato questo paio di scarpe che volevo, il colore che io avevo preso in considerazione, perché avevo preso questo e quello nero e bianco. La botta di fortuna è stata il numero, perché io ho un numero molto particolare, perché ho 40-41 e la mezza misura a volte non ci stanno, invece questa scarpa c'era 40 e mezzo. Cioè, più chiudi così si muore. Quindi siete pronte? Io vi faccio leggere la marca nel mentre. Quale Puma, quale potevo prendere se non le Fenty di Rihanna? Cioè, io mi stavo sentendo male quando me l'ha portate, vi giuro, stavo sentendo male. Adesso ve le apro. Allora, prima di tutto c'è questa bustina che è una figaggine assoluta, è di vellutino così e appunto è compresa all'interno della confezione. E le scarpe sono queste. Cioè, guardate il colore, per favore. Ditemi se non è la cosa più bella che avete mai visto. Questo è un grigio freddo. Io le amo da morire. L'ho già indossate, poi ve l'ho rimessa nella scatola adesso per farvele vedere. Però sono bellissime. Queste sono le Velvet Creeper. E poi qua dentro c'è scritto appunto Fenty by Rihanna, anche qui sulla linguetta delle scarpe. Sono davvero stata fortunatissima ad incrociare questo ragazzo che ha davvero smosso tutto il magazzino per trovarmele, fortunatamente, quindi lo ringrazio qui in diretta, se mai passerà e si ricorderà chi sono. Poi vabbè, insieme ci ho comprato anche questo spray, che praticamente, quelle essendo di velluto, dato che si possono rovinare con la pioggia, si macchiano, ho preso questo protettore che va spruzzato e dura 2 settimane, una figata. Mi ha fatto vedere il negozio, ci ha buttato tutta la bottiglietta sopra, anzi si sono macchiate, quindi l'ho dovuto prendere. Poi io non ci casco mai su queste cose, mai. Su questo sì, perché a parte che il commesso era un figone della madonna, ma in più mi ha fatto sto favore, quindi ho fatto: ma sì, ma dai, ma su, ma daglieli questi soldi. I prossimi due regali, mi metto già la mano avanti, sono dell'Apple, e quindi sicuramente uno l'avete già capito perché ve ne ho parlato in un vlog, ci avete azzeccato praticamente quasi tutti, ma me lo dovevo aspettare. Mentre l'altro è un regalo che ancora non ho, in realtà non li ho ancora nessuno dei due, e quindi voi direte: perché ce ne stai parlando? Perché comunque fanno parte dei miei regali. Uno ancora non ce l'ho, perché il modello che volevo io, il giga che volevo io, il colore che volevo io, non c'era in negozio, quindi lo devono far arrivare. Mentre per quanto riguarda il computer, stessa cosa, nel negozio in cui sono andata non c'era il modello che volevo, quindi l'hanno ordinato. Quando arriveranno sicuramente o ve li farò vedere in un video vlog, quindi state sintonizzati, iscrivetevi se non siete iscritti, eccetera eccetera, oppure ve li faccio vedere su Snap, su Instagram, proprio 100% sicuri. Detto ciò, praticamente cosa mi ha fatto mia nonna? Mia nonna mi ha fatto trovare questa bustina di Apple, eccola qua. Però io sapevo già, perché mi aveva spiegato un po' le dinamiche, sapevo già che non c'era niente di sostanzioso all'interno, cioè non c'era l'oggetto vero e proprio, che è l'iPhone 7 Plus rosa da 256, mi pare, gigabyte, comunque quello più grande di memoria. In realtà io ho cercato e vi giuro, ora voi direte: non è vero, non è possibile, conoscendoti non lo faresti mai, però io ho cercato di dissuaderla, di no, non mi comprare questo, mi serve la macchinetta, piuttosto comprami la macchinetta. E invece ormai comunque aveva fatto lo scontrino, è andato in negozio, eccetera eccetera, cosa un'altra, e quindi mi sono dovuta più passo iPhone 7, che peccato ragazzi. Come sapete io non lo volevo comprare, e io sono praticamente famosa per i miei cambi di telefono, perché li ho provati tutti gli iPhone, però mi sono trovata sinceramente molto bene con il 6S Plus e volevo rimanere con quello. Poi mia nonna mi fa questo regalo e mi fa trovare appunto nella bustina un bigliettino che aveva, adesso non vi leggo, e poi questa
cover qui. Questa cover, vabbè, originale dell'Apple, che è di questo rosa fantastico, è tipo un rosa antico molto chiaro, bellissimo, appunto con scritto iPhone 7 Plus Silicone Case. Primo regalo super, super apprezzato naturalmente, però si potevano spendere meglio questi soldi secondo me, e soprattutto appunto sempre in cose elettroniche, però un po' più utili. Ecco, però non lo dite a nessuno. Mentre l'altro regalo è un mio autoregalo che deve ancora arrivare ed è sempre dell'Apple ed è sempre per quanto riguarda YouTube, video, eccetera. Cioè sto parlando dell'iMac. L'iMac è il computer fisso dell'Apple. Io l'ho ordinato in negozio, quello da 21,7 pollici mi pare, comunque il modello più piccolino, perché altrimenti in scrivania non mi sarebbe mai entrato. La versione da 1700 mi pare. Non vedo l'ora che arrivi, sia per poter editare i video in maniera molto più rapida, perché io adesso ho il MacBook Pro da 13 pollici, ma vi giuro che è di una lentezza esorbitante, soprattutto appunto nell'editing del video, mi si blocca, mi si spegne, mi cancella i file ed era un casino. Ormai ce l'ho da penso 2-3 anni, però era già usato, quindi insomma, cavoli e cose varie, ho dovuto ricomprarlo nuovo e non vedo l'ora che arrivi. Comunque molto a breve, io sto girando questo video oggi che è 2 di gennaio. Comunque sia, appunto, appena mi arriva ve lo faccio subito vedere perché non vedo l'ora, sto tipo emozionatissima. Io già ho pagato e tutto, capite? Mi deve soltanto arrivare e recapitare. Detto ciò, io ho finito con i regali, credo. Sì, come avete visto non mi regalano ormai niente più di make-up oso, rassegnate al fatto che non mi servono più, e effettivamente è vero perché c'ho la cassettiera che si apre un cassetto esplode, quindi io evito di aprire i cassetti e praticamente non uso più niente. No, comunque, a parte gli scherzi, insomma, è una situazione un po' particolare, un po' di stallo, quindi cercherò molto presto di organizzarmi meglio. Detto ciò, spero i regali vi siano piaciuti. Se è così, lasciatemi un pollicino in su e scrivetemi qua sotto nei commenti cosa avete ricevuto invece voi. Se magari c'è qualcosa di particolare che volete condividere con me, io sappiate che anche se non rispondo a tutti quanti, li leggo sempre tutti, tutti. Tanti auguri per il nuovo anno, che ancora non ve li avevo fatti, cioè pensate io quanto sto fuori. Buon 2017 e ci vediamo al prossimo video. Ciao!